Siamo la terza F dell'Istituto Comprensivo 2 Arnolfo Di Cambio di Colle di Valdelsa. In questa attività lavoreremo sull'empatia e le soft skills. Allora, in questa attività noi scopriremo come e in che modo ci relazioniamo agli altri. In particolar modo la relazione con i nostri pari in situazioni di conflitto. In questo momento io vi distribuirò una scheda dove ci sono delle domande, tre domande in particolar modo con due risposte. Ognuno di voi individualmente lavorerà su queste domande. Riflettete 5 minuti e date una risposta secondo il vostro modo di pensare. Poi, una volta terminato questo lavoro individuale, ci uniremo e ci riuniremo in gruppi e confronteremo le nostre risposte con i compagni. Ok? Questa riflessione personale che ognuno di voi farà, vi leggerò due citazioni di illustri personaggi che vi aiuteranno in questo percorso. Concediti del tempo, concediti un po' di tregua, datti spazio, regalati serenità, esci dai tuoi conflitti, non sei solo là fuori, anche se pensi di esserlo. Siate pronti ad accogliere il mondo. Il conflitto ci istiga all'invenzione, ci scuote dalla passività e ci sprona all'inventiva. Ecco, adesso potete iniziare il vostro lavoro. Mi raccomando, riflettete attentamente. C'è qualcuno di voi che se la sente di condividere le sensazioni, quello che avete provato appunto nello svolgimento di questo lavoro? Thomas, prego. Per me personalmente non è stato molto semplice, perché ho provato a simulare ciò che succede in un conflitto, ho provato a pensare anche come mi comporterei in un conflitto. Io personalmente preferirei avere opinioni comuni per raggiungere un accordo con la persona con cui ho appena avuto un conflitto. Bene, ti capita spesso? Ti sei mai ritrovato in situazioni di conflitto con i tuoi pari? C'è qualche ricordo in particolare che ti viene in mente, che vuoi condividere con la classe? Allora, personalmente sono un tipo a cui non piacciono molto i conflitti, però ricordo che alle elementari ebbi un conflitto con un mio amico, perché lui ci stava disturbando, perciò abbiamo deciso di farlo giocare con noi. Bene. Decisione comune con i tuoi compagni, vero? Quindi è importante, ragazzi, in queste situazioni ascoltare anche gli altri. Dobbiamo ognuno di noi sviluppare delle competenze sociali, pensare a quello che vogliamo noi, ma a seguire anche l'altro, ascoltare l'altro. La famosa empatia di cui spesso parliamo in classe è quel concetto che poi dobbiamo riflettere nelle nostre vite, nelle nostre relazioni sociali, soprattutto con i nostri pari. Ok? C'è qualcun altro che se la sente di dire come ha risposto a queste domande? Alessandro, dimmi. Allora, io praticamente cerco di praticamente far accrescere la mia posizione e allo stesso tempo collaborare con l'altra persona. Ho avuto molti conflitti,
ma più alle elementari che alle medie. Li hai gestiti? Diciamo che ci ho provato. Benissimo, questa è la risposta corretta, provarci e cercare appunto di trovare con l'altro un punto di incontro. È fondamentale, ragazzi, voi state costruendo la società del domani e quindi sviluppare queste competenze è fondamentale. Ragazzi, adesso vi riunirete in piccoli gruppi e ognuno di voi confronterà la propria idea, la propria opinione con i compagni. Questo lavoro ci ha consentito di riflettere su come comportarci in situazioni di difficoltà e conflitto, pensando a noi ma allo stesso tempo anche agli altri. Questo lavoro è stato molto interessante, interessante anche per noi docenti, vedere come i ragazzi hanno lavorato. Si sono impegnati, si sono confrontati tra di loro e quindi aperti al dialogo e alla collaborazione. Molti hanno anche ascoltato il bisogno degli altri, si sono confrontati su esperienze di vita passate e quindi hanno generato una competenza per quanto riguarda appunto il confronto e la collaborazione. Importante sviluppare nei nostri ragazzi queste competenze perché appunto sono costruttori di una società migliore.